che trova di grazie. Siamo tornati qui con un nuovo video, sempre vestiti uguali, perché come sapete stiamo registrando tutti insieme, perché siamo a Madrid. E se siamo morti vi ricordiamo No, però la cosa importante è questa: seguiteci su Instagram, perché il nostro profilo è importante. Il nostro, eccolo. Mi sono girato. Niente, no, dai, la cosa importante è che ci seguiate. Perciò oggi andiamo a cercare assolutamente nulla. Non lo sappiamo. Però adesso mettiamo che abbiamo 19 anni. Facciamo 21. Così siamo maggiorenni in tutti gli stati del mondo. Cerchiamo il presidente più cazzuto del momento. Cerchiamo il grandissimo Vladimir Luxuria. No, Putin. Ho pure strozzato. Una palla di pelo. No, seriamente è in capello. Ah, Putin! Putin! Mamma mia. Addirittura un capello dentro. Perché sono lunghi. Mazza, grosso capello, cioè nel senso, come fa a entrarti dentro, Fabio? Ma per favore. Comunque, niente. Cerchiamo Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin. Nato in Italia? Decisamente no. Lui viene dagli Urali. Un cantante? Fa tutto lui, quindi. No, 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 non è. Potrebbe un cantante, anche essere un cantante. Forse ha già che fare col mondo dello sport. Anche però no. No. È maschio? Sì. Sì. Anche se è un po' Putin, però. Il suo personaggio è un attore. Cazzo c'è? È un po' puttana. Però comunque niente, attore no. È morto? No. No. Presto lo sarà. No, non moriamo. No, è mortale. You mad, bro? Why you mad, bro? Attualmente più di 40 anni. Penso che sì, Sì. Sì, sì. Il suo personaggio è un politico, è Cala. È Cala. È un cittadino. No, penso che neanche gli piacerebbe esserci. Non so se c'è la cittadinanza. Io faccio fuori Stati Uniti. È russo. Vabbè. Sgamatissimo. Vladimir Putin. Ma ragazzi, faccia fiera che c'ha. È proprio un coatto Putin, raga. Chiamo mio figlio. Vediamo se esiste. Il tuo prossimo figlio. Vai. Mio figlio. Il personaggio combatte, sì. No. No. Vivi in Italia? Boh, sì. Probabilmente. Esatto. Esiste davvero? Sì, sì, sì. E non ancora. Vabbè, però esiste. Cioè, nel momento probabilmente. In cui... È una donna? Probabilmente. No. Io voglio avere un maschio, va bene. Ok. E se fosse un maschio si chiamasse Marco. È una donna, sì, allora. È albanese, magari lo fai con albanese. Il suo personaggio aveva gli stessi genitori? No, è leggendario. È una donna albanese, mi fia. Ok, a posto. È leggendario. Lo sarà, perché scoprirà qualcosa. Probabilmente. Ha più di 18 anni? No. Li avrà? Ma adesso no. Adesso no. È diventato famoso grazie a YouTuber? Padre sì, lei no. Speriamo il padre sì. Ha un cellulare? A che ora? A che età io dai al cellulare? Famo 14 anni, dai. Mazza, così presto. Adesso si dà anche a 10. Ho capito, no, cioè. Stava a 16. Ha le mani? Sì. Spero di sì. È morto, no. Spero di no. Cazzo. È di Roma? Sì, sì. Ci romana di Roma. È albanese. Chanel Totti! Ho risolto i problemi. Ma perché? Non è vero, no. Quando nascerà mia figlia, probabilmente Chanel c'era 20 anni. È un attore? Spero di sì. Perché no? Scherzate, è stata una velina. Probabilmente. No, spero di no. Fregna, che ne sai? Fatto ce l'hai tenuto? Sì. No, e dai, ma si fa un culo di vita. Lavora come modella webcam? Sì. Famoso per pro... sì, dai. No, dai. Almeno... È una mia mignotta. Mangia le verdure? Sì. Meno male, almeno quello. La vacca! Tra una sfilata webcam e l'altra, tu spaghetti, tu spinaci si fa. Ha girato un film porno con Cicciolina? No, perché sarà morta Cicciolina quando lei nascerà. Dici, guarda che è mortale Cicciolina. Sì. I cazzi in culo gli danno vita maggiore. Aspetta il prossimo cavallo, poi ne riparliamo. No, comunque. Ha lavorato con il bagaglino? No. No. Fa parte di un trio di DJ, non è su Swedish House Mafia. Ha avuto una relazione con Elisabetta Canalis? Magari, guarda, magari. Si sta a trombar padre. A quel punto vai. Ha origini italiane? Sì, anche se è albanese. Adele Bonolis, figlia di Paolo. È piccola, bionda, occhi azzurri, non è famosa ma si conosce grazie al padre. No, è un suo familiare? Sì. A meno di 7 sì. anni? Famo zio. Alla settimana di mano. Sì, è una gagna, dai. Finisce pure a Ghinedor. Avete gli stessi nonni? No. No. Indossa vestiti da donna? Sì. Per fortuna. Grazie a un signore, fidate l'uno dell'altro? Sì. Ma se stessa casa, sì? È una bella ragazza, una bella bambina. Vabbè. È una persona generosa? Spero di sì. Tanta solo senza parole. No. Sono solo parole. No. Pratica ciclismo fuori strada? No. Perché? Cioè, io sto facendo questo riparo. Mi sto a fare un ritratto di mia figlia, no? Cioè, tutte queste cose che lui dice. È un attore porno? No. Non sei amico d'infanzia? No. Vive nella stessa casa? Sì, sì, è 10, 47, è imparentato con lei? Sì.
c'è il figlio di sua zia, no, è mio figlio, ha vissuto nella sua casa, ci vive. Forse perché ho 21 anni, capito? Sì, è mio consanguineo, sì. Oh, lei! Ma c'è su di via, però. Beh, per fortuna non è lei. È un po' più qua la faccia mia, capito? L'abbiamo fatta, eh? Ah, abbiamo trovata, grandissima. Mi è piaciuto questo video, lasciamo 10.000. Noi perché al prossimo video diteci qua sotto cosa dobbiamo cercare. Io cercherei la figlia di Xenic. No, sì, non avrò figli. La prossima volta non avrò figli. Comunque ho chiesto un figlio e te mi hai fatto una figlia. Io però non se, avrò se, mi nasce, se il mio primogenito sarà una figlia, io mi vengo a incazzare con te. E che cazzo vuoi? Magari fa pure la modella webcam. Non è colpa mia, voi. E il primo cliente sarai tu magari, eh. Io sono bello che è morto, scusate. E niente, bella. Ciao. Che brutto, mamma mia.